trovare Dio in tutte le cose. Ti racconto qualcosa in proposito. Ora, al termine di una vita davvero avventurosa, ti assicuro, riesco a trovare Dio ogni volta che desidero incontrarlo. Com'è accaduto? Vedi questo giovane? Un vero macho spagnolo. Sono io. La mia storia inizia quando rischio di perdere entrambe le gambe. In modo sorprendente, lì, sul campo di battaglia, è iniziata la mia avventura con Gesù. Sono stato costretto a restare a letto per un anno. All'inizio con un solo pensiero in mente: ricominciare e al più presto la mia vita da cavaliere. Finché lentamente ho scoperto che Dio aveva ben altri progetti per me. Sognavo molto, ad occhi aperti, in quei giorni. Cos'altro avrei potuto fare? Sognavo una donna importante. Come conquistarla con le mie imprese. Cercavo qualcosa da leggere. Romanzi di cavalieri. Ma in casa c'era solo un libro sulla vita di Gesù e una raccolta di vite di santi, uomini che lo hanno seguito in un modo particolare. Gradualmente mi sono accorto che anche i miei sogni iniziavano a cambiare. Immaginavo di compiere le loro stesse grandi imprese e quello che avrei potuto fare per Dio di ancora più grande rispetto a tutti quegli uomini e donne messi insieme. E in tutto questo fantasticare ho scoperto qualcosa di molto importante. Ogni volta che pensavo alla mia vita da cavaliere, mi sentivo all'inizio pieno di entusiasmo, ma poi mi ritrovavo svuotato, senza forze. Quando invece pensavo alle imprese che avrei compiuto per Dio, percepivo l'entusiasmo, l'energia e sentivo una gioia profonda, una differenza sorprendente. Col tempo, questo è divenuto un criterio guida per trovare Dio nella vita quotidiana. Il desiderio di dedicare la vita interamente a Lui è divenuto così sempre più forte, fino a lasciarmi alle spalle i sogni di una vita da cavaliere. Ho preso la decisione di andare a Gerusalemme come pellegrino, perché volevo conoscere quei luoghi in cui era passato Gesù. Il pensiero mi riempiva di gioia, segno che ero sulla strada giusta. Ricordo che all'inizio di questo percorso mi sono trovato a discutere lungo la strada con un musulmano. Avevo trovato offensivo quello che aveva detto su Maria, la madre di Gesù, e provavo una forte rabbia dentro. Mentre lui riprendeva la sua strada, ho iniziato ad interrogarmi. Ero convinto che l'avesse insultata. Non avrei dovuto forse aggredirlo con il mio pugnale? L'avrei certamente fatto nella mia vita precedente, ma forse non era questo ora il modo di reagire in questa mia nuova vita. Non sapevo più cosa fare. Ho deciso allora di lasciare il mio asino a briglie sciolte perché scegliesse lui la strada. E così, con mia grande sorpresa, ho scoperto che potevo affidarmi alla volontà di qualcuno al di fuori di me. Non ero più solo. Più tardi ho compreso meglio chi è Dio e come trovarlo. E ho imparato a non lasciare più la decisione ad un asino, ma a Dio stesso. Ho viaggiato fino alla città spagnola di Manresa, dove ho fatto esperienza di molte intuizioni. Nel mio cuore ero ancora un po' sopra le righe. Volevo fare colpo su Dio proprio come mi ero conquistato l'affetto delle donne. Se un santo era rimasto in ginocchio per 5 ore, allora io avrei pregato per 7. Un'altra volta ho deciso di non mangiare né bere per una settimana. Seguivo ciecamente l'esempio di tutti i santi allo stesso tempo. Ma questo mi rendeva molto infelice. Ero così disperato che ho pensato addirittura di mettere fine alla mia vita. Non era quello il modo. Era chiaro, vivere così non era quello che Dio mi stava chiedendo. Così ho capito che Lui stesso mi invitava a cercarlo in un modo personale. I miei occhi si stavano lentamente aprendo. A poco ho scoperto come trovare Dio, ascoltando i miei sentimenti più profondi. In questo cammino, la mia amicizia con Gesù è stata di grande aiuto. Dedicavo tempo, ogni giorno, a meditare episodi della sua vita e prestavo molta attenzione a ciò che sentivo nel mio cuore, a cosa mi invitava a fare. Così,
ho imparato a discernere come indirizzare meglio la mia vita e riuscire a trovare Dio più facilmente. Un anno dopo, sono partito per Gerusalemme. Finalmente. Visitavo instancabilmente i luoghi in cui era stato Gesù. Che cosa potevo volere di più? Calpestare il suolo dove lui era passato, respirare l'aria che aveva respirato. Prima di ripartire, sono andato un'ultima volta al Monte degli Ulivi, il luogo da cui Gesù era sceso al cielo. Era vietato andare lì senza una guida, così ho dovuto corrompere la guardia. Volevo pregare nel luogo dove Gesù era stato per l'ultima volta. Quando mi sono reso conto che non sapevo in quale direzione Gesù fosse rivolto nella sua ascensione, sono tornato indietro. Volevo conoscere anche i più piccoli dettagli. Mi era ormai chiaro che tutto, assolutamente tutto, era centrato su di lui. Sono stato arrestato e condotto per la città come un criminale, ma il mio cuore era paradossalmente pieno di gioia, perché sentivo la vicinanza anche in questo a Gesù. Tornato in Europa, ho iniziato gli studi. Mi era diventato chiaro che per trovare Dio bisognava usare non solo il cuore, ma anche la testa. A Parigi ho fatto amicizia con 6 compagni di studi, con i quali più tardi avrei fondato l'ordine dei Gesuiti. Con loro ho condiviso anche un'altra scoperta. Si può trovare Dio dedicandosi agli altri. Anzi, di più, lo si può trovare in tutte le cose. Ci prendevamo cura dei poveri e aiutavamo le persone a trovare Dio nella loro vita quotidiana. È incredibile pensare a cosa quella palla di cannone ha messo in moto. Un uomo duro, tutto d'un pezzo, alla fine fonda un ordine religioso. Che conversione! Eppure non si tratta di qualcosa di eccezionale. No! Anche tu puoi imparare a discernere la voce di Dio presente nei sentimenti e nei desideri che abitano la tua vita. È così che Dio ti invita ad una vita di grande gioia e di profondo amore per te stesso e per coloro che ti circondano. Sta a te scegliere, prendere le tue decisioni. Ci sono molti modi per trovare Dio. Cercalo tra i giovani che sperano in un futuro significativo. Ascolta la terra che geme e attende guarigione. Volgi il tuo sguardo agli innumerevoli poveri, i rifugiati e gli emarginati che chiedono giustizia. Dio invita anche te a cercarlo e a trovarlo in ogni cosa. A quale conversione, a quale cambiamento profondo ti sta chiamando?